Let's Up è una disciplina diversa da tutte le altre, perché esperienza e interpretazione dello stato d'animo dell'avversario contano almeno quanto la pura tecnica. Per questo l'analisi dell'incredibile bluff messo a segno da Marcello Marigliano contro Tom Dwan può essere affidata solo a un grande campione. Parola a Max Pescatori per questa puntata di Mani Storiche. Questo, giusto per spiegare, un heads up televisivo tra Dur, giocatore ovviamente hyper aggressivo, e Marigliano, giocatore molto aggressivo, però forse Dur non lo sapeva. Preflop abbastanza standard, 500.000 ovviamente. Marigliano da bottone, K9 offsuit, una gran bella mano, mette un bel 2005, giustamente due buie e mezzo. Dwan K donna gli fa 10.000. Marigliano giustamente chiama, anche perché non è uno che ama molto foldare, però anche K9 comunque una bella mano heads up in un contesto del genere. Flop 3, 6, 8 totalmente offsuit. Tom Dwan punta diciamo un 60% del piatto, 16.500. Marigliano call. Allora lì c'è la psicologia probabilmente dietro, che intanto Marigliano ha due overcard comunque. Dwan è ovvio che faccia una continuation bet, quindi per ora è tutto standard. 4 arriva al turn, quindi c'è 3, 6, 8, 4. Dwan 36.500. Qua chissà se Marigliano aveva l'intenzione di collare per poi, nel caso di un check di Dwan, fare resto o puntare river. Comunque chiama con ancora 145.000 dietro, quindi un per ora ha investito circa 50, appena un po' più di, sopra di 50.000, forse 60.000, però c'ha comunque un 140.000 dietro. River arriva all'8, quindi pareggia la carta superiore che c'è nel board, quindi c'è 3, 4, 6, 8, 8, anche se ovviamente 3, 6, 8 al flop. Qui Dwan punta 97.000, che insomma Marigliano in maniera abbastanza geniale pensa, se avesse avuto probabilmente qualcosa di buono, Dwan probabilmente avrebbe messo all in. Difficile che faccia una puntata del genere con 50.000, è ovvio che Dwan dice tanto non mi può mai resare in bluff. È proprio lì che ha fatto qualcosa di geniale Marigliano, e ha resato solo 48.000 dalla puntata originale andando all in, e Tom Dwan ha passato la mano migliore, quindi complimenti a Marigliano. È una mano veramente molto difficile. Interpretarla bisognerebbe chiederlo, però secondo me c'è il concetto che se addirittura l'8, che è la top card, è vero che Marigliano non ha mai fatto vedere nessun tipo di forza, però è anche difficile che Dwan punti così se abbia uno showdown value di un certo tipo, perché se avesse uno showdown value di un certo tipo, come potrebbero essere una coppia di 6 eccetera, probabilmente avrebbe puntato un po' di meno. Insomma, complimenti a Marigliano.